Dimagrire mangiando non è un sogno, è una sana realtà, ma se si seguono le strategie giuste. E allora perché se io mangio ingrasso? È colpa degli abbinamenti del cibo. Tra poco vi svelo 5 consigli dimagranti per abbinare il cibo nel modo giusto. Seguiteli anche voi amici e mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. Se mangiare diventa uno stress perché dobbiamo contare le calorie, perché non possiamo mangiare questo o quello, perché dobbiamo seguire ricette complicate, eccetera, 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 inevitabilmente andiamo a cercare conforto negli sgarri. È uno sgarro tira l'altro, finché la dieta è solo un ricordo. La soluzione per fortuna è semplice, ecco 5 abbinamenti giusti per non rinunciare quasi a nulla. A colazione latte vegetale invece di latte di mucca, abbinato a fiocchi o muesli, ma integrali perché mantengono sazi più a lungo. A pranzo ci si può concedere anche la pasta, ma abbinata a un piatto di insalata o a molte verdure con pochi carboidrati e tante fibre. E poi grassi buoni come l'olio di oliva, perché aiutano a ridurre i picchi glicemici dei carboidrati. A cena via libera alle proteine, carni magre, pesce per chi è onnivoro e legumi, tofu, seitan per chi è vegan o vegetariano, ma sempre abbinati a una porzione ricca di verdure cotte o crude ma con tante fibre. Per vedere tutti i miei video su alimentazione sana e dimagrimento iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e abbonatevi con un piccolo contributo mensile per sostenere la mia mission di divulgazione trendy e sana. E così il metabolismo rimane attivo insieme al potere bruciagrassi del corpo. E secondo gli studi, così si dimagrisce anche più in fretta. I dolci, ma non vanno tolti del tutto. Un po' di cioccolato fondente ogni giorno fa anche bene, come ho spiegato in questo video. E un dolce alla settimana non rovina la linea e salva l'umore. A chi non piacerebbe aumentare il potere bruciagrassi del corpo senza fare niente? Ma non dici sempre che è impossibile? Beh, oggi vi svelo un trucchetto. Le informazioni di questo video sono il risultato di uno studio internazionale sul metabolismo, in particolare sugli orari del giorno in cui il metabolismo è più attivo. Allora c'è davvero il trucco? Certo, concentrare le attività bruciagrassi nel momento in cui il metabolismo è più alto permette di bruciare più grassi con lo stesso sforzo e ottenere risultati più in fretta. Sarà al mattino di sicuro. E invece no. Gli studiosi hanno visto che il metabolismo è più alto nelle ore del tardo pomeriggio e della sera. Fare training in questi orari funziona meglio e dà più risultati con lo stesso sforzo. Nello studio i partecipanti sono stati isolati per 3 settimane in ambienti senza finestre e orologi, così non potevano sapere che ore fossero. Avevano solo un timer interno per scandire i momenti del sonno e della veglia. Vi ho stupito, vero? Allora, chi non lo ha ancora fatto, metta subito un bel mi piace. Secondo lo studio, questo è il momento migliore per gli allenamenti bruciagrassi. La scelta se digiunare o mangiare prima del training è individuale, ma una cosa è certa, se il training è intenso, meglio mangiare. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Oggi 5 punti per abbinare per